Immaginate uno scrigno colmo di tesori preziosi. Immaginate che qualcuno ve ne regali uno. Non sareste felicissimi? Che cosa fareste con quello che contiene? Forse qualcuno si godrebbe la vita fino a spendere tutto, ma altri, più avveduti, farebbero in modo di non restare poveri e di salvaguardare il tesoro che hanno avuto in dono, magari facendolo anche aumentare. In realtà, ciascuno di noi ha ricevuto questo dono quando è nato. Questo dono è la Terra. Sì, proprio il nostro pianeta. La Terra è proprio come uno scrigno, che contiene ogni tipo di meraviglia, dal valore inestimabile, che, proprio per questo motivo, non deve andare perduto. Nonostante nell'universo esistano migliaia di stelle e pianeti, per quanto ci è dato di sapere, la Terra è davvero speciale, perché è l'unico pianeta dove è possibile la vita così come la conosciamo. Sul pianeta sono state identificate quasi 2 milioni di specie viventi differenti. Ma potrebbero essere molte di più, visto che ancora ne vengono scoperte di nuove ogni anno. Oltre a quelle scoperte, però, ci sono le tante estinte, sia animali che vegetali. La Terra costituisce un ecosistema delicato e per questo motivo ciascuno di noi deve impegnarsi per salvaguardarlo. Non si tratta più di un'opzione, ma è diventata ormai una necessità. L'impatto che ciascuno di noi ha sul pianeta si chiama impronta ecologica, un indicatore usato per calcolare il consumo di risorse rispetto alla capacità che la Terra ha di rigenerarle. Purtroppo, con l'attuale ritmo, un solo pianeta Terra non basta a far sopravvivere tutti i suoi abitanti. Ogni anno consumiamo più di quanto la Terra sia in grado di recuperare. Se tutti consumassero come gli italiani, occorrerebbero due pianeti come la Terra, mentre se tutti consumassero come gli statunitensi, ne servirebbero addirittura 4,5. Oggi l'umanità intera, in media, utilizza l'equivalente di un pianeta e mezzo in risorse, che significa che la Terra ha bisogno di un anno e mezzo per rigenerare quanto consumato in un anno. L'imperativo dunque è consumare meno e permettere a tutti di avere accesso alle risorse che il nostro pianeta, ma anche le conquiste tecnologiche, mettono a disposizione. Per fare ciò bisogna compiere piccoli ma importanti accorgimenti. Usare meno l'automobile e andare di più a piedi o in bicicletta. Spegnere gli elettrodomestici quando non si usano. Fare la raccolta differenziata. Evitare il consumo di carne, soprattutto di allevamenti intensivi, che inquinano tantissimo e richiedono molte risorse. Acquistare frutta e verdura di stagione e da aziende agricole della zona in cui si vive, meglio ancora se biologica. E soprattutto informarsi per essere sempre a conoscenza di nuove forme di risparmio energetico e di risorse. La Terra vi ringrazierà.